thank you Garzemino Trentino Doc Italia 2015 della Cavit Trento, cantina viticoltori Trentino. Per Baco, una bella bottiglia di vino che mettiamo qua. Fra due, anzi, la sposto per questioni di immagine. Cari amici, Telegarda, vi, vedete, vi accolgo oggi con questo, questo bel, questa bella immagine di una bottiglia appunto di vino marzemino come ho detto vi dico subito che non ho intenzione di berla non ho intenzione di parlare della viticoltura eh, però vi chiederete per cosa intanto vi mando un caro saluto a tutti come sempre spero sempre numerosi attenti interessati sempre carta e penna le solite signore mie amiche che ogni tanto mi fermano mi raccomando eh, prendere appunti e naturalmente critiche se ci sono da fare e vi dicevo un caro saluto, e perché questa bottiglia di vino? Perché oggi, eh, ormai mi sono, stavo per dire innamorato, no, eh, ma eh, sarebbe meglio della, della moglie, ma sono stato preso da questo amico, eh, il Giuseppe Beppi Turini, che è un esperto veramente alla massima potenza della mitologia greca, e quindi lo voglio ancora qui per parlare un po' di questi miti che sono veramente interessanti, avvincenti, pieni di tanti spunti di riflessione, no? perché sui sentimenti dell'uomo, dell'umanità, sentimenti caratteristici non solo del passato ma anche di oggi. Quindi Beppi Turini l'ho voluto qua e a parlarci appunto di un mito che ha a che fare in certo qual modo con il, con il vino. Quindi eccolo qua, ciao, ciao Giuseppe, Sandro. ciao Beppi. Ti vedo sempre in forma splendida. Sì, ecco. Abbiamo qua ancora la, la moglie Marisa. Che eh, Mi controlla. Ecco, Se per, faccio ecco, qualche errore,. Perché stavo per dire: mi sono innamorato di. ma sarebbe eh, stato bene sì. della moglie anche del Bepi. Se no, la faccenda eh. di Tiresia, di, 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 tiregia, sì, di sì, tutte sì. quelle robe strane che abbiamo raccontato. Chi segue si ricorderà queste storie veramente in, un po' complicate, ecco, per non usare altri aggettivi che, abbia, che avete sentito. Beppi ce l'ho qua perché oggi ci parla di un, altro mito, di un altro mito che ha a che fare in qualche modo con il esatto. vino. Ha a che fare col vino. Intanto saluto gli amici di Telegarne. Bravo. E benvenuti al nostro simposio, come dicevano gli antichi greci, sulla mitologia greca. Ecco, non so se avete sentito il crescendo. Oggi parla di simposio, anzi, cioè, ah, Puntata sì. dopo sì. puntata, il linguaggio si fa sempre più colorito. Sì. Però Torrema a sì, di lei. Dialetto. Sì, natura... tren... dialetto trentino antico. Tanto sposto la bottiglia si qua, si se si no qualcuno la... ha dei, dei dubbi, dice questi qua, veramente gli fa la bala dopo. I va via le trebisonda, come allora, de trebisonda. Allora stavolta parlare del mito che non è forse tanto nessuno, non è eroi che ha sconfitto draghi, mostri, che ha fatto, vinto battaglie, niente, ma è do comuni mortali, come noi che aveva una storia un po' particolare. Ah, ecco, due comuni mortali, Due quindi. comuni mortali. Oh, finalmente. Che l'è Icario di Atene e la fiola Erigone. Scusa, Beppi, Erigone. 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 Vedete l'accento tonico importante? Non Erigone, Erigone. Vi dico sempre col dialetto gli accenti tonici di qua, di là. Eh? Erigone, il nome Erigone dal greco, voleva dire colei che è nata l'aurora. Ah. Oh. Adesso l'aurora... Fennaceno sull'aurora, la dea dell'aurora l'era Eos dalle rose e dita. Quando vedi quelle striature rosa la mattina nel cielo, oppure la sera, quando che diciamo rosso di sera, bel tempo si spera. Le Eos dalle rose e dita, figlia di Iperione. La mattina la si chiama Eos e Mera. E la dis che fra un po' arriva sua so sorella, arriva suo fratello Elios. E, il, sole. il sole la sera invece la si chiama eos e spera e la ne che fra un po' arriva sua sorella selene la luna Capisco, sorella, sua sorella suo fratello questa è l'eos l'aurora praticamente e rigo ne voleva dire con lei che è nata l'aurora adesso vedete conoscere i personaggi della nostra storia le fonti le, le favole di genio e la biblioteca di pseudo apollo le due che è dentro un po' da tutti i due capito oh, oh, perché bisogna dire anche le fonti eh se beh, no se forza. no eh, il eh, a me tabale questo chilembalista eh. eccetera allora Icario di Atene perché dici Icario di Atene? Perché era un altro Icario, ma quello era di Sparta, era re di Sparta quel. e lei era, se vi ricordate, l'avvenza trovata sofiolde quella gorgofona che avevo trovato nella storia di Perseo. Gorgofone era la fiola di Perseo, che aveva un fiol che era proprio quell'icario re di Sparta no. e si sarebbe a soppare della Penelope, quella, quella che feva sulla tela dal di là del sfera eh, del mare. Eh, e anche eh, a chi la bice quando fa la ricorda ecco. la Penelope. Questo è <ride> un altro no. icario. Questo è l'icario di Atene, che non era un re, l era un comune cittadino di Atene, l'era. Uno che stava bene, era un signoretta insomma, ah, ho che aveva campagne. Un po' in bacam, dai. Sì, era uno che stava bene eh. a sua casa, mm. però era un nome a posto, era ben visto da tutti. Oh, insomma, finalmente era una, una a persona posto. a posto, sì. no? perché Fi adesso si. Sì, Ribaldoni, sì. Remengaria. No, Zir no, oh. questo qui l'era ben visto da tutti. Oh, con le carte in regola. Con eh, le carte in regola. Oh, Sofiola e Rigone, tutte le nostre fonti gli parla, gli parla della fiola e Rigone, nessuno nomina la sposa, non è una sposa di Icario. Oh Madonna! Non so perché non ne parla mai, non si sa. Perciò, la storia la riguarda solo Icario e la fiola e Rigone, e la cagnota che gli aveva sempre al pè, che la si chiamava Mera. Allora, adesso come insieme. Gli dei sull'Olimpo, siccome lui che aveva niente da fare, oltre che ne era dato a qualche ninfetta, ogni tanto tant, i vigni sulla terra, vestiti in genere da strassoni, da, da pezzenti proprio, da sigaineri i vigni vasoi, dosingheni, la, do laser, laserai come sì. il disse il Tamanini, e i vigni battevano le porte delle case per vedere il comportamento della razza umana, per vedere come si comportava. Con della pora zen che passava a battere che ah, non, è, non è come qui che vieni a battere per vendere no, il contatore del questo, gas? No, no, no. Lì veniva su no. a vedere il comportamento della zamana, si ospiteva i mendicanti. Si. In genere veniva su sulla terra Zeus e suo fratello Poseidone, oppure Zeus e suo figlio Hermes. Quel delle alette. Quel, quel delle alette, il postino dell'Olimpo. Stavolta invece è venuto Dioniso. Oh, se... Dioniso sempre in fiore di Zeus che L'era famoso perché era sempre Mbriac. Ah, ecco perché che aveva in Kilvin. vinto. è sempre Era sempre Mbriac e quando faceva le feste non lo vedi diceva cioè era balloni da Fox. Ma era l'embriagom o No, Era embriagom. Ma ecco. ah, non imbriagela. No, no, no l'era proprio embriagom. Eh, è una differenza, eh. ve spiegare qualche puntata di differenza fra Embriagom e Embriaghela. Eh? Allora... Eh, non ve la rifago, no. Vai. Allora Dioniso è arrivato sulla terra, vestito come un pezzente e cominciava a battere alle porte delle case di Atene e in genere io lo mandava via tutti perché non gli voleva eh, vedere questo singhio. Eh, Batte per forza! Batte alla porta dei Cario, quell'altro da verde lo ospita. Ah, però! Oh, che andava a mangiare, a bere, a fare il quando finita la discussione che dice chi lei? Guarda che mi sono Dioniso. Contente. Contente, del servizio che ha fatto Icario, lui gli regala un'altra di vino e che regala una, una vigna e che insegna come piantare la vigna, come raccogliere l'uva e come pestarla e fare il vino. Ah ecco, vediamo allora perché ecco, la bossa del vino, ecco. è il ecco. motivo. Eh. Tu content, contento? L'Icario, tu sei contento? Dionisio parte, va sull'Olimpo, l'ha fatto casa. il suo mistero e il, il tolla la sua vigna la mattina dopo parte con la sua vigna e sopra del vino, sulle spalle, va in campagna e mette la sua vigna gli aveva insegnato come fare, tutto. Mm. Dopo nel ritorno, lì nella piana, piana di marato, Maratona, sotto il Pentelico, incontra un gruppo di contadini. Che dice: Vieni, vieni, chi è? Beve mengoze, in Gozo Tutti in compagnia. Che aveva di beve con i tuoi amici. Allora, no? eh. si mette lì. Siccome, in quel tempo, in Grecia il vino era una bevanda sconosciuta, non, 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 non lo conosceva, lo conosceva di ma quello era sull'Olimpo. Allora te ne Bevezo, si beve, zo, beve zo tutta questa sta... borderina come fu sacco. Come fu sacca, gli fa, fusacqua, fa un ballone da forno? Madonna. Sti contadini cominciavano a vedere che è doppio e qua e là. E credeva che, che i carri le avessero invelenai. Eh. eh beh, per forza. Beh. Allora te quadrivo e c'ha poi la copa. Come io copai i carri? Ma copai i carri di questo non velena, e non velena, è da tutta questa roba che noi conosceva. L'unica persona a posto no, quel cartino è la la copà. Ma vabbè, anche a scalata. Secondo Plutarco il ha è a Sassà, eh. la... lapidato, lapidato Secondo Isinio invece il la copà bastonare. Eh. Fatto sta che insomma. insomma, la insomma la, la fine è morta. E che no, fa e... la busa. No, gli ha lasciato lì sotto una pianta, no? Ah, il... neanche la busa. Il la gli sotto una ha lasciato sotto una pianta e scampa e si è rifugiato sull'isola di Ceo. No, la cagnota, l'ha vista tutta la, la, scena. Mera. la mera. La la cagnotta, la che è sempre, la ha sempre... vista tutta la sera. No, scampa, la cuore, la va a casa da Erigone, soffiola, la comincia a farla per la vesta, a sbagliare, E Quell'altra l'ha vista che è qualcosa che non va. Allora va, la che va a Erigone, poi arriva sotto una pianta e che è lì è morto. Allora la che dà onorata sepoltura, perché sennò no il bagheva per cento anni e ricordate che le rigole era la fiola, eh? La fiola non la sposa, non si sa niente la La non si sa niente. Allora la, 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 la sepoltura al suo papà, al suo padre, Icario, e dopo la si mette lì sulla tomba, disperata, disperata, non cambia andare via. Alla fine la de, 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 forza dei pianti la ciappa una corda e la si impica. E la si impica sulla pianta, sora sora i pensevo lì, parla. se ho felice e contento. No, no, sta come al solito. La sempicata. La, la cagnotta era lì. Si anche la cagnotta. No, Comincia il no. sbagliamento, i ah, sbagliamenti, i colli, oh, oh, la tratti, In giro <susurra> sente questo sbagliamento eh. della cagna, i va e i vede lì. Il Rigone in piccata, la tomba su so pare sotto, gli la toccato e la mette via. Chiaro, adesso gli olimpi aveva una scena del genere Dioniso Lagena per il naso beh, forza. Dice che l'aveva ospitata, la bra bravo Putel, Madonna. Eh, quando che Erigo nella piccata, la lanciato la lanciano a maledizione all'Olimpo e la cadita alle dei che tutte le, ver le vergini di Atene le devono subire quel che da U patire, no? Oh, che miseria. Dionisio eh, Dioniso l'ha sentito tutto. Ma che ne era vergini allora? Che sì. Ne era sì. No, per... tutta la le, Non è che, che le, diven, le diventava invece vergini, Beh, però. però che ne era così. Era il movimento, eh. li putei. E allora poi, la sentì, la mandò una mm. delle giovani vergini di Atene e tutte le sempichevano. Tutte mate le sempichevano? Tutte sempicheva. mate le sempichevano, i parmattina i camminava i contadini, i e vedeva tutte queste donne attaccarci su per le piante. Tu te, chi allora che fai? Il tibio bisogna dall'oracolo. Eh? Oh. Perché allora non ne va mica, ne vado dall'oracolo, allora gli Ateniesi, va dall'oracolo e dico cosa, cosa chi può fare per rimediare questa storia. Allora i che doveva festeggiare, fare delle feste in onore di Dioniso e Erigone per placare l'ira de, de, eh del Dio. No? Per forza. Allora, e in più doveva occupare i responsabili. Quei che ha, ha copa allora poi Gli ha messo insieme un in gruppo e ha trovato questi chi all'isola di Ceo, Copai. I contadini qui che erano imbriagoni. I imbriagoni e a... noi la trovai la copai. Dopo gli ha fatto sacrifici a Dioniso e dopo gli ha fatto delle feste. a Atene nel mese di Antesterione, nel mese di Antesterione era a Mescheneva, dalla metà di febbraio alla metà di marzo, chi i ne? mesi greci che hanno dei nomi tutti un po' strani e chi ne è sul difficile? e chi eh? a cavallo a cavall febbraio e marzo si festeggiava le antesterie a Atene e l'era le feste in onore di Dioniso dopo che diverteva le botte dell'ultima vendemia e li beveva tutti come per, far, le... per farlo contento per farlo contento, eh, eh, no... sì, quando erano le feste a Dioniso bisognava bevere in Aradone ah, beve bevere in Aradone l'era... L era un po' orge, quelle feste le diionisia. Oh. Anche stasera le onde si è puntata, sì. chi è? E allora e gli, parla... gli divergeva le botte Madonna. del vino nuovo, gli, 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 gli dava le primizie, le primizie della stagione. E gli festeggeva. Il terzo giorno delle antesterie gli festeggeva Erigone. E ah, finalmente! Erigone, la festa delle de erigone la si chiamava la Iora. La Iora era il terzo giorno delle antesterie. Tutte, le, tutte per ricordare ah. la morte di Erigone, che era impiccata sul ramo del Pim, del Pim e era su tutte queste putele. Per festeggiare, tutte le putele di Atene, le tacchevano una corda sui pini, le si tacchevano su con le mani, sì, per la le metteva una sesela sotto e le si dondolevano per ricordare la Erigone ah. che era morta, morta impiccata. E', per... e sta lì che è nata la zinzola. Oh, le sta proprio in quel periodo lì che per la prima volta è nata la zinzola. Ah, per... Quindi per ricordare le rigole le che era morta, veniva su le si per... tacchiava con la corda, le zinzoleva, le zinzoleva e, e così le ricordeva le, le rigone che era morta. Ecco. Allora Beppi ricorda i nostri amici qua che se vuol capire. Le robe di Ancoi, bisogna de sulla de mitologia. Bisogna cioè, qualche anno. Chi è che pensava che la zinzola la derivesse da questa storia? Beh, qui? Beh, qui beh, proprio, questa roba. Da Erigone è nata la zinzola. Ah, eh, quella che è la zinzola. Ecco, allora. Adesso Zeus l'ha vista tutta la scena. Oh, Zeus! Oh, che ne cosa Prem, combina? L'ha quel... vista tutta la storia e la dite. Oh, no. Questa è una storia talmente tragi, bella e tragica che la voglio mettere tutta sul plafond della sua camera. Ah, che era. E la metteva forza. tutti sì. tutte. e allora l'ha messo la cagnetta mera l'ha messa nella costellazione del cane attenzione eh, adesso arriva le costellazioni che è una roba dopo dopo la erigone l'ha messa sulla costellazione della vergine perché è beh, l era, l era logico no? e invece eh, Icario l'ha messa nella costellazione del Bote. ecco del Bote, attenzione. il boote è una costellazione che la comprende 139 stelle di diverse grandezze. Lei è famosa perché lei è messa sulla coda dell'orsa dell maggiore. Ecco scusa Beppi. L'orsa maggiore, il caro maggiore, non quel minore. No, che ne, che nel caro maggiore, minore che è la stella polare, sì, sì, no? Sì, Attenzione, non sì. stente a far Lei sulla coda, è... e parte Bote, il un significato che dice: un guardiano dell'orsa dovrebbe essere, il significato il guardi... del Bote. Sì, sì. Comunque Bote. L è famoso perché dentro nel bote che è una stella che è la quarta stella più, fa, più luminosa del, del, del firmamento della, vol, della volta celeste quella che vediamo noi quella che vedendo quella, vede, quella che si vede dall'emisfero da, no. è e la si chiama Arturo ah, Arturo. Beh. e lei è la quarta stella la prima è Sirio la seconda è Canopo la terza è Alfa Centauri e la quarta è Arturo Arturo lei è 24 volte più grande del Sole 200 volte più luminosa, e lei è distante da noi, 37 anni luce. Oh, che <ride> Adesso, Arturo e la costellazione del Boote vei nominati anche da Cicerone nella sua degli dei. E Cicerone il dis. attenzione! E sotto il petto di Boote spiccava immobile un astro lucente, Arturo, dal nome famoso, e ai suoi piedi la vergine dal corpo fulgente. Tenea una, una spiga di luce, Beh, questo era Cicerone. Cioè, adesso, che anche le citazioni: adesso appunto, cosa adesso, devo dirmi? Adesso, adesso. adesso la storia di Icario e di Erigone la finisce no, finis. con queste famose feste quelle feste, con eh, le ante, quelle quelle Antesterie e con la Iora, Che a Iora era la festa dell'altalena de de della zinza, e dopo, ma che che ancora una volta tanti di questi personaggi finiscono finis sul nel, plafond della sul Camera di de Zeus nell'emisfero cioè nel, nel, cielo, nel stellato. cielo stellato ecco. ma Piazè che te l'orsa maggiore noi allora veri dall'Orsa l'orsa minore con la stella polare che è quella insomma che ne indica il Sullo, nord sull'orsa maggiore e l'orsa minore che sarei da fare una puntata perché anche a quelle le vei dalla mutazione di Callisto allora in subi Beppi preparate <ride> no no perché... adesso adesso un po' di relax eh? allora allora grazie Beppi prego questa bella allora rip... ricordiamo il mito di, di Icario e di Atene fi... e di... ecco perché anche quel de Sparta che Icario di Atene e la figlia Erigone, Erigone. la sposa non si sa e nè. la cagnetta Mera cagnetta Mera che lei finì nella costellazione la finì del cane costellazione del cane del cane del cane in dialetto boh Cari amici, a questo punto avete sentito parlare di vino, eh? d'embriagoni. Allora oggi vi presento il vocabolarietto, attenzione, enologico, ciò che, che ha a che fare col vino, con la produzione del vino, la coltivazione della vite. Attenzione! Ecco, ve le ho messe non in ordine alfabetico queste parole, ma in ordine proprio cronologico per far capire come avviene la coltivazione del, della vite, la produzione del vino, eccetera, eccetera. E quindi parto dalla cesura, docca eh, vigne, eh, la cesura quindi nel campo agricolo. Cosa fa il contadim quando il va nella cesura in inverno? Il va a Poar, no? Con la Forbes da Poar, quindi Forbes da Poar, mi raccomando, osservate gli accenti, adesso queste parole le vedrete come sempre in sovrappressione, e la forbice per potare. Quindi il Poar è il potare. La stropa, ecco, una volta si usavano questi ramoselli di giunco per legare eh, le viti. Oggi vedo che fanno tutti con dei fili di plastica, però biodegradabili, mi hanno detto, eh, quindi la stropa. Ligar, legare, appunto, legare le viti potate. Ecco, la tirela, le tirele, la tirela è il tralcio della vite. Poi a primavera, che succede? C'è il but, il germoglio, la gemma, i buti. La vigna la butta e la pianse, eh? incomincia a gocciolare. E poi finalmente arriva l'ua, l'ua con le piche, la pica è il grappolo, il gram è il chicco, il grasim è il pic una piccola parte del, del, della pica, cioè sarebbe il racimolo in italiano, quindi il grasim. Poi a un certo punto però il contadino deve levare certi tralci improduttivi, certe foglie, quello è lo sgarzar, quindi levare i tralci inutili. Poi finalmente arriva il tempo del vendemare, quindi il vendemmiare. Poi il tempo del cargar, i, car, i carri, i trattori adesso, cargar. La conzal, la bigoncia, la brenta, il brentom. Sono queste, queste tinozze di varie dimensioni. La Bot, mi raccomando, Bot col, sentite con una bella O chiusa. Il Pilom è quel bastone che serve per pigiare appunto l'uva nel, nel tino. La castellada. Questo è un termine caro a Floriani, che lo cita spesso nelle sue poesie: è il carro carico di mosto. La greppa. La greppa sono i graspi privi di, acini, di acino. Che appunto eh, servono per produrre poi la sgnappa col torch, quindi il torch vedete una C finale, quindi si pronuncia una C, diciamo dolce, non torch. Torciar, ovviamente, è torchiare. Provinar, attenzione, misurare il grado alcolico del vino. Poi arriva il momento del stravasar, cioè travasare il vino per togliere i depositi che renderebbero il vino praticamente imbevibile. E finalmente arriva il momento del bever, ecco non bever, bever, quindi un accento tonico sulla prima E, un accento fonico chiuso, e cosa si beve? Si beve il vim, e il vim bom, manca il vim piccol, e il vim piccol è il vinello, eh, quello di bassa gradazione. E poi però uno dice che fa? Favo la sgnappa. C'è cioè la grappa, quindi che a San Tomas che è la festa dei rua, di de Sofiol, del So Nezza, la Nezza è la snapa. Ecco quindi con questo vocabolarietto enologico legato appunto a questo mito eh, che il Beppi ci ha raccontato molto bene come sempre. Con questo vocabolario enologico sono arrivato anche oggi alla fine di questa puntata. Naturalmente ringrazio veramente il nostro Beppi. Grazie a te. Che ormai vedete che lo tengo, voi non vedete, ma c'è una catenella qui sotto, eh? <ride> quindi ce l'ho sempre legato. Quindi ormai una catenella che ovviamente si allunga perché lui deve andare adesso stanfora. Però si tira dietro questa catenella alla quale è legato a me perché non lo mollo più. E anche, naturalmente, il saluto alla moglie Marisa che è qua che. Eh. Che, che controlla e poi ti dirà se sei stato eh, bravo, sì. se siamo stati bravi o non tanto bravi, a dire la verità c'è anche un'altra cara amica, la mia collaboratrice a 5 Stelle, la Bice, che vedrete in una delle prossime puntate e quindi con questo ringraziamento a Beppi, naturalmente ringrazio voi, vi aspetto la prossima volta ricordando che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto, ciao, arrivederci.